è appena successo, insomma, quindi un commento anche da parte sua. L'Inter che è campione d'Italia interrompe un dominio della Juventus durato 9 anni, quel ciclo non ha iniziato Conte, lo interrompe Conte sullo strapanchino, un cerchio che si chiude. Sì, cogliamo l'occasione per fare grandissimi complimenti all'Inter, grandissimi complimenti ad Antonio. Sappiamo che dietro ogni successo ci sono passione, amore per quello che si fa, sacrificio e quindi grandi complimenti a loro. Noi sappiamo bene quanta fatica si faccia a vincere, quanta fatica abbiamo fatto a stare per, mi sembra aver letto oggi, 3.282 giorni. Essere i primi della classe per tutto questo lungo periodo è un'impresa storica quella che abbiamo compiuto noi, credo unica nel calcio italiano e quasi unica in generale nello sport mondiale. Quindi ripeto, con grandissimi complimenti all'Inter, alla società, è uno scudetto meritato e adesso pensiamo a noi. Ecco, pensiamo a noi, ha detto Paratici, e in particolare alla partita di oggi contro l'Udinese. Visti i risultati delle altre, insomma, a maggior ragione diventa fondamentale, in vista poi dello scontro di domenica, però oggi è fondamentale. Sì, al di là dei risultati delle altre, noi pensiamo a noi stessi, quindi cerchiamo di giocare al meglio questa partita e di portare a casa più punti possibili. Per quello che riguarda la settimana, cominciamo con tutte queste voci che come al solito ruotano intorno a Pirlo, al suo futuro. Le chiedo se in questi giorni ha avuto bisogno di parlare di più con lui oppure è stata una settimana per voi dall'interno come le altre. No, io parlo con Pirlo ogni giorno, più volte al giorno, insomma, quindi non c'è stato bisogno questa settimana di affrontare argomenti particolari, se non quelli che affrontiamo tutte le settimane. L'ultima cosa è stata una settimana anche in cui è tornati a parlare del caso Suarez, non è venuto fuori il video, sono venute fuori le testimonianze, le chiedo, lei aveva detto che avrebbe parlato alla fine, però le chiedo se alla luce di quello che è successo in settimana, se ha parlato col presidente Agnelli o se per il momento, insomma, non cambia la sua posizione. No, la mia posizione non cambia, parlerò sicuramente quando sarà finito tutto. Per quanto riguarda concerne le dichiarazioni di Andrea, credo abbia fotografato benissimo la realtà della nostra società. Io sono la persona che ha la delega alle operazioni di calciomercato e ho un'ampia delega, ringrazio per questo la proprietà e il presidente per la fiducia che mi hanno dato e quindi non c'è niente di strano.